c'è qualcuno a livello regionale che fa finta che la mia candidatura non esiste, non si dichiara, non dice né sì né no, dice ni, vedremo, poi prima parliamo di alleanze, poi parliamo di programma, poi l'estate è finita e non si possono fare più le primarie. Io chiedo, ai sensi dello statuto, perché lo statuto parla chiaro, i presidenti di regione, i presidenti della provincia, i sindaci sono scelti col metodo delle primarie e qualsiasi iscritto del Partito Democratico può candidarsi a queste elezioni. Figurarsi un dirigente che è pure parlamentare europeo. Si appellerà allo statuto per chiedere che la sua candidatura venga presa almeno nella giusta considerazione. L'europarlamentare del PD Rosario Crocetta, candidato alla presidenza della Regione Sicilia, non cede di un passo. Continua nella sua nuova avventura. Seppur rammaricato perché cosciente che parte dei vertici regionali del suo partito ignorano la sua candidatura, Crocetta va avanti a testa alta. Non capisce le ragioni di tale silenzio e lontananza del suo partito e per questo si appella allo statuto e parla di una candidatura voluta dai siciliani. Hanno fatto finta e continuano a fare finta che io non esisto come candidato, mentre la mia candidatura ormai ha accolto centinaia di migliaia di adesioni in tutta la Sicilia, solo sui gruppi Facebook, la mia pagina ha 13.000 contatti, il gruppo Crocetta Presidente 25.000, gli altri gruppi locali che sono da 15 a 20, non ricordo più perché nascono ogni giorno, hanno almeno 1.500 iscritti ciascuno, quindi parliamo di un numero enorme già sulla rete. Ovunque nascono comitati Crocetta Presidente. Intanto il consenso intorno a Crocetta cresce non solo sul web ma anche nelle città dove nascono comitati Crocetta Presidente. A Ragusa incassa anche il consenso del coordinamento provinciale del Partito Democratico. Lunedì 30 luglio intanto a Palermo ci sarà un'assemblea degli autoconvocati, mentre il 3 agosto presenterà ufficialmente il suo simbolo. Io presenterò fra l'altro lì il simbolo della lista Crocetta Presidente, ma anche inauguriamo la nuova sede a Palermo, che è una sede molto centrale, che potrà essere un punto di riferimento per il grande lavoro che dobbiamo fare.